del governo e il parere rimane favorevole, però chiede ai proponenti, subordino il mio parere favorevole a una nuova riformulazione della parte della Come una nuova sospensione degli espropri riformulazione? relativi alla prima casa. Quindi o Scusi, inseria. sottosegretario, siccome la riformulazione. Allora, io le proporrei, se, no, se ho capito bene e posso tradurre il suo intervento, lei rivede il parere che aveva dato sulla Sì, mozione Binetti, esatto. dando parere favorevole con la riformulazione che venga espunto dalla mozione il punto in cui si parla il primo capoverso del dispositivo. Esatto. Va bene? Oppure con una for se lo No, vuole la lasciare. riformulazione la deve fare lei, quindi Va se lei bene. non fa No, la allora la. riformulazione è che è tolto quel primo capoverso. Va bene, questa è la proposta. Bene, allora così rimane, c'è un parere favorevole, onorevole Binetti, questo vale per la sua dichiarazione di voto, alla mozione se riformulata nel senso di espungere il primo capoverso del dispositivo. Prego, onorevole Binetti. Prendo atto di questa ultima osservazione del sottosegretario, anche se il riferimento a quel primo punto è a sua volta un riferimento a una sentenza della Corte di Cassazione. Comunque, nell'ambito della mia dichiarazione di voto, spero di riuscire ad essere sufficientemente chiara per ottenere tutta l'attenzione pa dalla parte del sottosegretario su un tema di questa importanza, di cui uno degli obiettivi di fondo è proprio venire incontro ai bisogni reali delle persone la cui prima abitazione sia stata oggetto di esproprio. È noto a tutti che la grave crisi economico-sociale che ha colpito così pesantemente il nostro Paese dal 2008 ha causato seri problemi a persone che si sono trovate in una grave condizione di difficoltà economica, accentuata dalla perdita del posto di lavoro o dalla chiusura della loro attività commerciale, mentre dovevano continuare a mantenere la propria famiglia. Per molti questa situazione ha comportato l'impossibilità di continuare a pagare il mutuo contratto per la loro prima casa e ha spinto parecchie persone a venderla o a svenderla per poter garantire un livello di sopravvivenza alla famiglia. La crisi del 2009 ha cambiato i rapporti economici interni alla società italiana, soprattutto per quanto riguarda la proprietà immobiliare, che è diventata oggetto di speculazione sia sul piano fiscale che economico, e questo ne ha ridotto il valore. La difficoltà di fissare un reddito corretto ed equo ha cambiato il mercato interno, bloccando il mercato edilizio e la circolazione della proprietà per l'immediata perdita della redditualità degli affitti, anche per le morosità sopraggiunte, creando nuove forme di speculazione. La realtà economica che si sta realizzando, globalizzazione dei mercati e prevalenza di quello che potremmo chiamare la finanza internazionale, sta dando vita ad un mondo completamente legato al profitto, in una dimensione non etica basata sul principio della libertà assoluta del mercato. Sta venendo meno il principio che l'accesso alla proprietà deve essere considerato un incentivo sociale oltre che un fattore economico, riprendendo concetti essenziali della dottrina sociale della Chiesa fin dai tempi di Leone XIII. La prima casa costituisce un elemento fondamentale del patrimonio delle famiglie italiane e il fatto che a motivo della crisi sia aumentato in modo elevato il numero dei pignoramenti registrati in Italia in questi ultimi anni accentua in modo significativo la sensazione di ansia e di precarietà in cui vivono molte famiglie. Se da un lato appare giusto che lo Stato punti al soddisfacimento dei propri crediti, nello stesso tempo è necessario tutelare e garantire quanti sono oppressi dalle procedure di espropriazione immobiliare, soprattutto se riguardano la prima casa di proprietà. Le persone non riescono a capire come sia possibile che lo Stato compia un gesto così ostile nei loro confronti ed espropri la loro casa, spesso unico bene reale acquistato dopo anni di sacrificio, e potremmo anche dire dopo anni in cui le tasse sono state pagate con quella pressione che supera il 40% e in alcuni casi addirittura si avvicina al 50%. L'impignorabilità della prima casa è un fatto di giustizia necessario anche come fattore di coesione sociale. Si tratta di un bene che costituisce un elemento fondamentale di aggregazione familiare, che garantisce il diritto di tutti ad avere un alloggio e ad evitare il rischio di indigenza e disagio che ne deriverebbe. Il decreto legge cosiddetto del fare,
il numero 69 del 2013, ha previsto all'articolo 52 che l'agente della riscossione non dia corso all'espropriazione se la casa è l'unico immobile di proprietà del debitore. È su questo che voglio richiamare l'attenzione del Governo. Si tratta di un decreto di legge di poco tempo fa, cioè di questo Governo, non di un decreto di legge del Governo precedente. Ovviamente con l'esclusione delle case di lusso, ma in questo caso non stiamo parlando di case di lusso, perché in questo caso la gente potrebbe tranquillamente procedere all'esproprio. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 12 settembre 2014, poco più di 6 mesi fa, la 19.270, ha contribuito ad ampliare la tutela del diritto alla prima casa, stabilendone l'impignorabilità da parte di Equitalia, con estensione della validità della disposizione anche per i procedimenti in corso. La nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche i singoli atti ad essa successivamente compiuti per processi iniziati prima dell'entrata in vigore. Contrariamente alle conclusioni contenute in una nota del MEF, per cui la norma non avrebbe avuto effetto retroattivo e pertanto i pignoramenti effettuati prima del 22 giugno del 2013 dovevano essere considerati validi e efficaci, la Corte di Cassazione ha esteso la non pignorabilità a tutti gli immobili soggetti ai procedimenti di Equitalia ancora in corso. Il tema del diritto all'abitazione, quale diritto intangibile da tutelare, è stato affrontato di recente anche nel seno dell'Unione Europea. In particolare, la decisione della Corte di Giustizia Europea del 10 settembre 2014 in materia di pignoramento eseguito sulla prima casa interviene sulle clausole abusive dei contratti che prevedono la costituzione a favore della banca di un diritto di garanzia sull'immobile di abitazione del cliente. La Corte di Giustizia Europea sottolinea che la perdita dell'abitazione familiare non è solamente idonea a violare gravemente il diritto dei consumatori, ma pone i familiari del consumatore interessato in una situazione particolarmente delicata. Costituisce una delle più gravi violazioni al diritto al rispetto del domicilio e pertanto qualsiasi persona che rischi di esserne vittima deve, in linea di principio, poter fare eseguire la proporzionalità di tale misura. Bisogna tutelare in modo certo coloro che perdono o che rischiano di perdere la propria casa con misure adeguate che permettano di risolvere questo problema che incide in modo grave sulla situazione economica delle famiglie italiane. Dovrebbe essere molto più rapido il programma di recupero degli immobili di edilizia popolare varato con il decreto legge 47 del 2014, e sarebbe opportuno avviare un piano di ampliamento complessivo dell'offerta di edilizia residenziale pubblica, valorizzando il nesso tra politiche per la casa e tutela della famiglia, come elemento imprescindibile di coesione sociale. Dai giovani che desiderano sposarsi ma non possono permettersi un'abitazione, agli anziani che temono di essere cacciati dalle loro case perché non più in grado di pagare il mutuo o le tasse relative. Sarebbe opportuno anche che fondazioni bancarie inserissero tra i loro obiettivi prioritari il diritto delle famiglie alla prima casa, facilitandone non solo l'accesso, ma lo stesso mantenimento, e si creassero reti di solidarietà per concedere finanziamenti a tasso zero alle famiglie in difficoltà in una logica di autoaiuto. Voglio quindi ricordare al sottosegretario che il contenzioso che sembra evidenziarsi anche dall'appunto che lui ha rivelato tra l'interpretazione che il MEF ha dato di una determinata norma e successivamente l'interpretazione ben più esplicita della Corte di Cassazione rende l'impignorabilità della casa uno dei diritti a cui ci si riferisce. Il sottosegretario può anche chiedere di espungere quel punto, se questa è la subordinazione, è la concezione, la condizione per poterne avere l'approvazione. Ma ricordi il sottosegretario, e lo ricorda tutta l'Aula, che quel punto è tutelato da una sentenza della Corte di Cassazione e quindi noi facciamo riferimento a quella sentenza come diritto inalienabile, in atto
anche applicato agli interventi precedenti all'entrata in vigore della sentenza della Cassazione. Lo espunga pure il sottosegretario, ma sappia che nulla potrà contro la sentenza della Corte di Cassazione che si è già espressa in merito agli interventi di Equitalia. Grazie. Grazie, onorevole Binetti. Quindi lei accoglie la proposta di riformulazione del sottosegretario? Deduco. Io l'accolgo, ma ne denuncio l'incongruenza. Va bene, questo diciamo è finito. Scritta a parlare l'onorevole Palese, ne ha facoltà. Grazie signor Presidente, rimango sorpreso e esterrefatto del parere contrario da parte del Governo rispetto cioè, alla mozione da noi presentata. Io preannuncio il voto favorevole, oltre che la nostra mozione cioè, che è stata presentata anche alle altre mozioni cioè, su un problema così importante. Sostanzialmente si chiedeva al Governo di impegnare ogni opportuna iniziativa volta alla sospensione degli espropri relativi alla prima casa e comunque tesa a rivedere i criteri che attualmente disciplinano i meccanismi e le procedure e anche ad adottare ogni iniziativa anche normativa volta a rafforzare gli strumenti di garanzia per i cittadini. Penso cioè che queste cose potessero essere veramente sposate a piene mani da parte del Governo in riferimento cioè, a un problema enorme. Noi riteniamo